Amici, eccoci qua, nuovo giro, nuovo vlog. Oggi siamo col buon MV. Come vedete, ha cambiato mezzo, ha venduto la sua Brinkley, pronuncia italiana Brinkley, per prendersi una bici che pare una bestemmia, una Norco, giusto? Sì. Per noi veneti. Allora, Matte, descrivici un po' il tuo nuovo mezzo. Ma per quello che so, allora, È nuova, nuova, è arrivata ieri nuovissima, sera. presa ieri sera e neanche guardata. Motore Piot di Shimano, abbiamo su un Dior semplicissimo, però un ottimo ammo e ottimi freni perché abbiamo sui Saint. Ok, che questi li hai presi dalla bici vecchia. Dalla bici vecchia, 7,30 di batteria. Infatti, Ottimo, quindi possiamo fare più dislivello. sono venuto Guarda che sta arrivando un subito nuovo follower. col tubo, col turbo. È stanco, è stanco. Adesso ci mettiamolo anche noi. E basta, Monopoly Spunk, l'unica cosa che so. Super fiche, rosso, Ferrari. Qualità. E poi? Basta? E poi basta. Siamo in Nevegal, come avete immagino capito, siamo al Bristot e oggi il buon MV mi fa fare qualche percorso diverso dal solito, non li ho mai fatti, quindi mi porta a vedere delle cose nuove, facciamo anche un po' di bike test essendo Sì. nuova nuova il mezzo. Quindi partiamo. Ok, let's go. Anche il primo Ok, ho il primo scannafos detto in italiano. Questo è mortale se lo si prende a fuoco. Comunque è super di qua, se voi guardate il vlog delle creste del Nevegal, ci venivo in bici in salita. Wow! Oh, dov'è la linea qua? Di qua. Che figata! Mamma mia, che mezzo! Allora, la faccia direi che dice tutto. Oh no! Come va sto mezzo? È un DH o è un enduro? Non ho sentito niente! È Prof, non ho sentito un cosa. DH o un enduro? È un DH questo? No, assurdo! Dev, assurdo! Ah! Assurdo! Sono andato giù piano, non ho sentito nulla! Che figata! Beh, lavora che è paurosa sta roba, eh! Sì o no? Sì, non ho sentito un cazzo! Ma di che tu la E sella? pensa che devi fare ancora il setting. Pensa che devi ancora settarla No. bene, è allucinante. Quindi adesso andiamo un pelino avanti. Quindi ora breve trasferimento. Andiamo a vedere un nuovo trail. Siamo arrivati a prendere la Col dei Pez che avete visto nel vlog precedente, cresta spettacolare in Nevegal, e adesso andiamo a farcela con calma. Discesa fatta, veramente veramente super divertente. Sto giro ho parlato un po' meno, ho cercato di andare un po' di più sul riding. MV, cosa ci dici della tua bici? Nel La mia bici fa paurissima. senso che è È la mia brutta bici? o No, è assurda sta bici. sì o no? Sì. Comunque, il nostro buon Davide al massimo, molto meglio, Molto molto meglio. meglio. Una tecnica Sto raffinata. concentrando. Sì. I miglioramenti si vedono. Pian pianino, dai, cerchiamo di fare progressi per cercare di arrivare alle stesse velocità dell'unico Ciccio Rohans. Quindi proviamo a stargli dietro, a lui che è il com qua. E noi non andiamo forte come lui, però cerchiamo di Di andare, di provarci. avvicinarci ad altissimo. Saliamo e facciamo un'altra discesa per un altro trail, mi hai detto, Sì, giusto? quello appena aperto. Ok, quindi quello proprio non l'ho mai fatto, questo l'avevo fatto un giro, quell'altro mai, quindi andiamo a vedere. Allora, a sorpresa, dopo pochi
è la tua che stavo registrando. A sorpresa, dopo pochi minuti di pedalata siamo già arrivati sul trail. Questo è il nuovo trail, mi diceva Matteo, che l'ha fatto settimana scorsa con Ciccio Ronz e il buon Nick. Com'è? Descrivicelo. È ripido, tanti appoggi, tre salti carini a panettone, quindi nessuna difficoltà, belli da fare. E tratto intermedio meglio non cadere perché è pieno di sassi, sì. Insomma, non è un livello medio, dai. Sì, è un livello medio, dai. Medio, sì. Non easy, medio. Sì. Ok, allora proviamolo. Let's go. Agganciamoci e andiamo giù pian pianino a vedere. Era come saltella. Wow. Io spero che sia un work in progress questo. Com'è finito? Matteo mi dice essere finito, io spero sia un work in progress. Wow, questa sì che è mortale. Questa è proprio mortale, sta ghiaina in mezzo a un trail del genere. Non riesco a capire se sia un sentiero da enduro o un bike park, è un misto, è un ibrido. È un sentiero ibrido, ecco. E ora penso inizi la parte che Matteo ci ha detto essere nel bosco ripida e mortale. Qua c'è anche un cartello finish. E qua caution. Strana sta prima parte, vero? Molto strana. È un misto tra trail, trail nel bosco e park. Sì, sono dei bei sentieri tenuti bene per noi. Ok, dai che andiamo con la seconda parte. Wow. Questa è una cosa incredibile. E qua dove siamo? Ah, siamo dove eravamo prima. Sì, siamo esattamente dove eravamo prima. Perché questi prati rischiano sempre di essere mortali. Allora, giro fatto. Io non ho capito dove fosse la parte ripida, però Matteo mi ha detto che era la prima. In realtà è forse un po' più ripido dell'altro, ma nulla di trascendentale, possiamo dire. Ci sono alcuni tratti, come avete visto, mortali su ghiaia, però dai, basta andare con un po' cautela e ci si arriva. E vediamo cosa fare. Ok, allora siamo usciti giù per questo sentierino della morte e ci facciamo un altro col dei pezzi prima di finire giornata. Addirittura. Ok, fatta un ultimo giro sulla Col dei Pez. Adesso io rientro a casa, il prof va a pranzo. Un feedback sul nuovo mezzo. Tantissima roba. Tantissima. E penso appena impari ad usarla. Veramente. Attenzione, e mi raccomando, dico a te, Ciccio Ronz, trema, perché tra poco ti ruberà il com. Ragazzi, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un commento, un like e ci vediamo al prossimo vlog.